Il benvenuto a Navaliuk per le nuove squadre CMU, il campionato più bello del CUS. Il lunedì di CMU, ciao Fede. Ciao a tutti. Tante partite in programma questa settimana, cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, ben detto, tante gare, tutti gli sport in campo, ritorna dopo due settimane anche il basket femminile che stasera inaugura la settimana al Crespi con doppia gara. Poi abbiamo per il volley maschile una trasferta importante di statale a Castellanza, quindi giocherà contro Luke. E questa settimana vedremo anche un anticipo della gara di ritorno tra San Raffaele e Bicocca. Poi abbiamo il calcio a 5 che purtroppo slitta l'incontro decisivo di questa stagione tra statale e Bicocca, dovremo aspettare gennaio, quindi dopo la pausa invernale. E il calcio a 11 con Ulm che dovrà disputare due gare abbastanza importanti, una delle quali di recupero. Tante le gare in programma, le sfide più interessanti, quali possono essere? Ma secondo me sicuramente le gare di basket, sia femminile che maschile. La femminile perché appunto sono tutte a pari merito in classifica e quindi questa settimana deciderà anche un po' l'andamento della stagione e chi passerà in vantaggio. E il basket maschile perché vediamo una Bicocca ed una statale bianca a pari punti che si scontrano nella gara decisiva di giovedì. Questa settimana è l'ultima ufficiale della regular season, c'è già qualche squadra che può regalarsi il titolo di campione d'inverno? Ebbene sì, nel volley femminile abbiamo già il campione d'inverno, lo possiamo proclamare, l'Università Bicocca, in quanto è a 9 punti e nel caso in cui dovesse comunque perdere la gara di questa settimana, che è l'ultima del girone prima della pausa, comunque andrebbe a pari punti con Cattolica, che dovrebbe contestualmente vincere. E anche in quel caso, a parità di punti, Bicocca vince nello scontro diretto, che è stato disputato qualche settimana fa, e di conseguenza si laurea campione d'inverno. Per gli altri sport invece dobbiamo aspettare. Il calcio 5, come abbiamo detto prima, dobbiamo aspettare fino a gennaio l'ultima gara tra statale e Bicocca del girone di andata, mentre il volley maschile dobbiamo aspettare fino al 19 di dicembre, in cui abbiamo l'ultima gara di campionato del girone di andata tra San Raffaele e Bicocca, gara che si sarebbe dovuta disputare il 16 novembre, ma che è stata appunto posticipata. Infine, il basket femminile oggi sapremo come andrà e chi riuscirà a imporsi tra le quattro università partecipanti e per il resto, insomma, dobbiamo attendere ancora qualche giorno, ecco. Perfetto, Fede, grazie. Grazie a voi. Ci vediamo la settimana prossima. Ciao.